Siamo con Lombardi Antonio, il presidente dell'associazione Comando Lupi Amiata, un'associazione che si interessa di rievocazioni storiche attraverso riproduzione di battaglie, ripercorrendo un po' i tempi delle guerre mondiali, questo è un Della po' seconda guerra mondiale. della seconda guerra mondiale. Lombardi, c'è un po' di polemica oggi sui quotidiani locali relativamente a una denuncia da parte dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, della sezione di Abbadia San Salvatore, circa una propaganda nazifascista dovuta a una vostra riproduzione, ricreazione di una battaglia che, se ricordo bene, nel mese di febbraio, no? Se ricordo Mese di bene. febbraio, sì. Nel mese di febbraio è stata fatta. Beh, è stata presentata soltanto quella fotografia lì, non l'insieme del campo dove si svolgeva, dove la maggior parte delle bandiere erano americane. E per non usare giustamente quel tipo di bandiere là, le altre bandiere erano attinenti al nostro club. Quella bandiera si è trovata in quel punto e non ci doveva essere. Perché avendo terminate, il ragazzo che si è occupato di mettere queste bandiere, avendo terminate tutte le bandiere, non ha visto niente di male nel mettere quella lì, ma di male c'era. E difatti, come io ne sono venuto a conoscenza, doveva essere verso le 10, 10 e mezza, sono andato immediatamente a toglierla perché quello era l'ultimo obiettivo della storia. Ecco, per capirci, sul giornale è pubblicata un'immagine di un cannone finto, Sì, ovviamente, no? ovvio. Un cannone riprodotto in plastica con tubi, mi sembra di aver visto, e Sì, così via. tubi di scarico. Ecco, parliamo di una bandiera del tempo del nazismo in Esatto, Germania, con sì. la croce e così via, e voi utilizzate queste bandiere, quella tedesca, americana, No, giapponese. le Ecco, come tedesche funziona? non Perché. vengono mai utilizzate proprio per non creare problemi o situazioni come quella che si è creata Sì, adesso. anche perché c'è una questione anche Esatto, costituzionale, insomma. quindi noi evitiamo, perché non facciamo questo tipo di gioco di rievocazione soltanto qui a Piancastagnaio, ma c'è in tutta Italia, le varie associazioni organizzano e poi noi ci spostiamo e a volte organizziamo noi e gli altri si spostano e vengono qui da noi, ma non ha niente a che vedere né con una questione politica né appartenenza a gruppi strani. Ognuno di noi può avere le sue idee, ma noi si gioca e basta. Non c'è niente di politico in tutto questo e niente che riguardi il nazifascismo. Perché se guardavano gli americani, se avessero filmato, fotografato tutto, gli americani erano superiori ai tedeschi e seguendo giustamente la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è che c'erano i tedeschi che dovevano vincere, ma vincevano giustamente gli americani. Anche perché stavo parlando, se ricordo bene, è passato qualche mese, era inverno, no? A Inverno, febbraio, a febbraio, sì. della battaglia dello sbarco in Normandia, se ricordo Esatto, bene. sì. Che L'avevamo già fatto un articolo a l'aveva, proposito. esatto, avevo già, ne abbiamo già fatte altre qui, in montagna non ci sono state mai questo tipo di problemi. Questa qui era stata fatta proprio naturalmente sullo sbarco in Normandia verso l'interno, cioè già Certo, inoltrato, certo. con la conquista di San Mera Eglise, queste cose così. Per quello che si poteva ricreare, ecco, il cannone era lì, il finto cannone proprio per ricreare una postazione tedesca. Quindi lo sport si chiama tecnicamente soft air, Soft air, soft air. esatto. Siete un gruppo, un'associazione. Un'associazione. Che per fare questo sport come avviene? Così cogliamo anche l'occasione per spiegare ad Amiata News, ai lettori, come avviene. Fate una comunicazione, immagino. Facciamo una comunicazione perché giustamente per il procura d'allarme. E Certo. siccome siamo uno dei gruppi regolari per iscritti e tutto, avendo un atto costitutivo, ogni cosa, quindi siamo un gruppo regolare da forse uno tra i più vecchi, abbiamo più di 25 anni e sono 25 anni che noi giochiamo sul Monte Amiata e non abbiamo mai creato nessun tipo di problema. A parte questo che è successo questa volta, ma è l'unico. E se avessero chiesto spiegazioni, noi volentieri le avremmo date e avremmo, come ho già fatto, chiesto scusa. Sono andato io personalmente alla sede dell'ANPI per dare ampie spiegazioni e per far capire che non c'aveva niente a che vedere con la questione politica.
sul Monte Amiata non ci sono, almeno per quello che riguarda noi, nazifascisti, che io Bene, sappia. certo. Ora, poi tra l'altro siamo un po' alla vigilia del 25 aprile, Esatto, quindi caso ecco. strano, devo dire che oggi sono un po' arrabbiato perché viene messa ad arte un attimino fuori. Questa cosa non doveva esserci. Noi abbiamo chiesto scusa, hanno ragione. La bandiera non ci doveva essere. E su questo sono stato categorico anch'io con l'associati, con chi l'ha messa. Non ci sono scusati, Vabbè, però abbiamo chiesto ampiamente scusa alle persone. Credevo che questa cosa finisse lì. E mi dispiace vederla oggi, dopo 2 mesi, a distanza di 2 mesi, tirata fuori e scritta in un modo come se noi fossimo un'associazione di nazifascisti. Ognuno di noi ha le sue idee politiche e non c'entra niente quando noi facciamo cose del genere. Se le facciamo, forse la storia la conosco un pochino anch'io e anche gli associati, facciamo rievocazione storica. quindi è una denuncia che comunque sia non parte oggi, è un No. qualcosa che lei era già a conoscenza Certo, di siamo questo qua. stati dai carabinieri, chiamati dai carabinieri, interpellati, abbiamo comunicato, portato tutta la documentazione che riguarda noi, siccome noi facciamo parte di un'associazione che è chiamata CSNE, che è affiliata al CONI, abbiamo chiesto anche a loro in che modo comportarci se fossero successi problemi, Complicazioni, certo. complicazioni. Ora, non mi aspettavo che dopo 2 mesi, credevo che questa cosa di aver dato ampie spiegazioni uscisse fuori, soprattutto parlando di nazismo o fascismo sul Monte Amiata. Questo è qualcosa che a me. Vabbè, comunque in futuro diciamo i rapporti con Ampi o con altre Ma associazioni, spero no. che siano, che Ecco, possano possiamo andare, comunque a sia. prescindere che visto questa tipologia di Diciamo questo problemi, incidente un po' questo di. incidente eviterò di fare altre rievocazioni storiche sul Monte Amiata, vorrà dire che andremo a farle dove è permesso farle, al nord o al sud, non ha importanza.